Beh, siamo qui insieme a tanti altri sindaci. Qui alla mia destra c'è il sindaco di Bra, ma c'era anche il sindaco di Santa Vittoria, gli altri sindaci del Roero e anche qualche sindaco di Langa, perché penso che questa sia intanto una bella doccia gelata che ci siamo ritrovati ieri tutti sulle scrivanie e che insieme tutte le istituzioni devono tenere sotto controllo, devono lavorare in sinergia affinché da una parte venga salvaguardato questo importante polo produttivo, anche se fa parte di un gruppo multinazionale, e dall'altro salvaguardare più possibile i posti di lavoro. Quindi siamo qui tutti insieme per fare la nostra parte, a partire dai territori, quindi dai sindaci, ma anche coinvolgendo la regione. Oggi era qui presente anche il presidente Cirio, affinché appunto siano salvaguardati i posti di lavoro e soprattutto le tante famiglie che qui lavorano e che ci sono anche tante persone a casa che, grazie a questo importante stabilimento, vivono durante tutto l'anno. Sì, io credo che la testimonianza di oggi della presenza compatta a distanza di neanche 24 ore da quando si è saputa la notizia di sindaci, del presidente della regione, di consiglieri regionali sia un segnale forte in direzione sia della proprietà di chi ha questa responsabilità e sia degli invece sindacati, dei dipendenti, eccetera, che vogliamo esserci, che il territorio ci sarà, che il territorio vuole capire il perché di una decisione del genere che troviamo strana e un fuoriluogo e soprattutto che non si verrà mai meno alla sua responsabilità di difendere il sito e di difendere l'occupazione dei dipendenti. Beh, come rappresentante della provincia di Cuneo nel Consiglio regionale, credo fosse doveroso essere qui, come ex sindaco di una città che ha avuto una crisi importante come quella della Mahle Mondial Piston, che si è risolta positivamente. Altrettanto importante essere qui. Mi è piaciuto il messaggio di lotta, di volontà concreta di interloquire con l'azienda senza dare per scontato che ci sarà la chiusura, un messaggio che è venuto dall'Associazione dei lavoratori e dalle istituzioni presenti. Penso che questo sia una buona premessa, vediamo come evolverà nei prossimi giorni. Ringrazio la presenza del Presidente e mi auguro davvero che riusciremo a creare un dialogo in regione e creare un'alleanza per non soltanto per difendere i lavoratori e le lavoratrici che in questo momento vedono in dubbio appunto il proprio contratto il prossimo anno, ma soprattutto veramente c'è da mettere al centro una riflessione sullo sviluppo economico che vogliamo dare alla nostra regione, perché il profitto certo è una bella parola, ma il profitto deve sempre tutelare la dignità degli lavoratori e delle lavoratrici e per questo dobbiamo cercare di intervenire a livello macro, perché in questa situazione non possiamo andare avanti a una chiusura una dopo l'altra delle aziende che vengono date nelle mani delle multinazionali su cui non abbiamo potere, loro possono decidere di delocalizzare, di chiudere, di ridurre i lavoratori e per questo c'è bisogno veramente di una tutela del nostro territorio che deve farlo e oggi la presenza mia, la presenza del Presidente, la presenza dei sindaci vuole, e anche di Mauro Calderoni che vedo qua vuole dimostrare che uniti dobbiamo davvero fare una riflessione più ampia. È stata veramente una doccia fredda e condivido l'opinione che è un disastro sociale, però non solo per il nostro comune, ma anche per i comuni limitrofi. Prontamente tutti i sindaci del Roero sono stati disponibili a intervenire oggi e a sostenere. Facciamo tutto il possibile, come abbiamo accordato col Presidente della Regione, con Confindustria, faremo tutto il possibile per fare in modo di, come ha detto Alberto, ritornare a avere i vantaggi come è stato nel 2017. Noi siamo disponibili, l'azienda ci ha comunicato l'altra settimana che c'era un possibile rimpasto. Però tutto era fermo a questo. Ieri anche noi la doccia fredda di dire c'è stato un aggravamento della situazione che noi non riusciamo a capire come possa essere stata aggravata quando la settimana prima ci avevano detto che le produzioni c'erano e che erano obbligati a pensare ad una chiusura. Quindi è stata veramente anche per noi una cosa, un colpo veramente. Capiamo tutte le vostre situazioni, possiamo solo dirvi che saremo vicini sempre col supporto della regione, col supporto di tutte le strutture possibili e immaginabili. Ce la mettiamo tutte, insieme vediamo di riuscire a raggiungere i risultati che desideriamo tutti. Grazie.